Ciao ragazzi, benvenuti in questa video lezione di storia della scienza dedicata a 11 scienziati che hanno fatto la storia. Ci dedicheremo brevemente soltanto a queste 11 scienziate, anche se la lista di donne che hanno dato grandi contributi alla scienza è molto lunga. Contributi dati ai vari rami della scienza nonostante le difficoltà e le barriere incontrate nel corso dei secoli. Quando si parla di donne nella scienza è impossibile non parlare di Ipazia di Alessandria, nata nel 355 e morta nel 415. Ipazia è stata una matematica, astronoma e filosofa, figlia del matematico Teone, che in prima persona istruì la figlia nel ramo scientifico. È passata alla storia come martire della libertà di pensiero, perché è morta nel 415 per mano dei cristiani durante gli scontri tra cristiani e pagani. Tra i vari contributi ricordiamo questi due strumenti, l'astrolabio e l'idroscopio, e qui potete vedere l'astrolabio, che è uno strumento che permette di localizzare la posizione delle stelle in un certo giorno ad un certo orario conoscendo le coordinate geografiche. Passiamo a Maria Gaetana Agnesi, scienziata italiana, nata e morta a Milano, nata nel 1718 e morta nel 1799. È stata una matematica, in particolare la prima donna autrice di un libro di matematica, prima donna docente universitaria e famosa per la Verziera di Agnesi, che è questa curva che vedete qui tracciata in rosso, anche se a causa di un errore di traduzione in inglese è conosciuta come Witch of Agnesi, quindi la strega di Agnesi. Perché? Perché la parola verziera era stata scambiata con avverziera, cioè strega. Il soprannome di Maria Gaetana Agnesi era Oracolo Sette Lingue, per la conoscenza di sette lingue. Quindi, oltre agli studi di filosofia e di matematica, si è dedicata anche allo studio delle lingue. Nei suoi trattati afferma con convinzione la necessità di andare ad eliminare tutte le barriere e i pregiudizi che c'erano nei confronti delle donne in quel periodo nell'ambito scientifico. Quindi ha combattuto nella sua vita, quindi con i suoi studi, per arrivare ad avere la possibilità di istruzione ad alti livelli scientifici anche per le donne. Rimaniamo in Italia e ci spostiamo a Bologna con Laura Bassi, nata nel 1711, morta nel 1778, è stata una fisica ed è stata una delle prime accademiche e una delle prime laureate in età moderna. È stata a stretto contatto con lo scienziato Alessandro Volta ed è stata anche la docente di Spallanzani, altro scienziato italiano, che era suo cugino. Passiamo adesso a uno dei grandissimi nomi della scienza per quanto riguarda le donne che hanno vinto anche il premio Nobel, e passiamo a Marie Curie, cognome che ha preso dal marito. È nata in Polonia ed è morta in Francia. Marie Curie è stata una fisica, chimica e matematica. Nel 1903, insieme al marito, ha vinto il premio Nobel per la fisica per gli studi sulla radioattività, mentre nel 1911 ha vinto il premio Nobel per la chimica per la scoperta di due elementi, il radio e il polonio. Quindi ha vinto ben due premi Nobel. È stata la prima docente donna all'Università Sorbona in Francia e si trasferì in Francia perché, dopo aver passato vari anni, quindi la sua infanzia, in Polonia, nella Polonia russa, si accorse che non era possibile per le donne essere ammesse agli studi superiori, e quindi, a causa di queste restrizioni, nel 1891 si trasferì a Parigi e qui iniziò a frequentare la Sorbona da studentessa, si laureò in fisica e in matematica
e dopo la morte accidentale a causa quindi di un incidente con una carrozza del marito, diventò docente della Sorbona. Quindi, tra i vari contributi abbiamo la scoperta del radio, del polonio e della radioattività. Questa radioattività che, tra l'altro, le causò la morte perché in quel periodo ancora non erano conosciuti gli effetti negativi della radioattività sul corpo umano. Quindi, muore nel 1934 a causa degli effetti degli studi sulla radioattività di cui lei stessa negò la pericolosità. Passiamo ad una matematica, Emmy Noether, tedesca e importante per un famoso teorema di fisica che prende il suo nome. Lavorò per 4 anni a nome di Hilbert perché in quel periodo, in particolare nel 1915, fu invitata da Hilbert e Klein, due grandissimi matematici, a far parte del dipartimento dell'Università di Gottinga. Però ci fu l'opposizione di alcuni membri dell'università e per questo motivo dovette lavorare per 4 anni a nome di Hilbert, quindi a nome di un suo collega uomo. Emigrò negli Stati Uniti a causa del regime nazista, perché era di origine ebrea, e uno dei suoi necrologi è stato scritto da Einstein. Passiamo a Rosalind Franklin, nata a Londra nel 1920 e morta nel 1958. È stata una chimica, biochimica e cristallografa. Tra i vari studi ricordiamo in particolare gli studi sul DNA, sull'RNA, il virus e la grafite. Riuscì a fotografare il DNA scoprendo la sua struttura a doppia elica. Però durante la sua vita non ricevette nessun riconoscimento per questa grande scoperta, anzi lo ricevettero 2 uomini, Watson e Crick, passati alla storia come gli scienziati che hanno scoperto la struttura del DNA, utilizzando tra l'altro gli studi di Rosalind Franklin. Barbara McClintock, biologa statunitense, ha studiato e quindi condotto esperimenti sulle pannocchie di Gran Turco, scoprendo in questo modo i trasposoni, cioè dei segmenti, delle parti di DNA che possono spostarsi da un cromosoma all'altro. E tra i vari riconoscimenti ricevette nel 1981 il premio Wolf per la medicina e nel 1983 il premio Nobel per la medicina, proprio grazie alla scoperta dei trasposoni. Passiamo a Gertrude Bell Elion, nata a New York nel 1918 e morta nel 1999. È stata una biochimica e farmacologa e nel 1988 ha vinto il premio Nobel per la medicina. Tra i suoi grandi contributi ricordiamo lo sviluppo del farmaco per l'AIDS. Infatti coordinò proprio gli studi per sviluppare questo primo farmaco fondamentale. Passiamo a Margherita Hack, nata a Firenze nel 1922, morta a Trieste nel 2013, è stata una grandissima astrofisica, docente di astronomia all'Università di Firenze, è stata membro dell'Accademia dei Lincei e ha lavorato sia con l'ESA che con la NASA. Rita Levi Montalcini, nata a Torino nel 1909, morta a Roma nel 2012, è stata una famosa neurologa. Nel 1939, a causa delle leggi razziali, emigrò in Belgio perché era di origine ebrea. Tra le varie scoperte ricordiamo in particolare quella del fattore di crescita, di accrescimento della fibra nervosa, in particolare nella struttura degli assoni, noto con la sigla NGF. E per questa grandissima scoperta nel 1986 ha vinto il premio Nobel per la medicina. È stata membro sia dell'Accademia Pontificia delle Scienze sia dell'Accademia dei Lincei. Terminiamo questa video lezione con
Françoise Barré-Sinoussi. Nata a Parigi nel 1947, questa scienziata è una virologa e immunologa famosa per la scoperta recente del virus dell'HIV, che è quello che causa l'AIDS, e nel 2008 ha vinto il premio Nobel per la medicina. Questi sono solo alcuni dei nomi, come potete vedere tantissime altre donne scienziate hanno dato enormi contributi nei vari rami della scienza, però per motivi di tempo abbiamo dedicato poche parole a 11 grandi scienziate. Terminiamo la video lezione con una citazione, un incoraggiamento nei confronti di tutti coloro che vogliono affrontare lo studio della scienza, in particolare si rivolge alle donne, dato da Gertrude Elion, biochimica e premio Nobel che abbiamo visto poco fa.